Intanto io saluto Nello Sgambato che è con me per questo slot. Nello, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Naturalmente il trading, visto che siamo nella Trading Week, è declinato a 360 gradi, quindi andremo a capire anche con le opzioni che cosa significa e quali sono i punti fondamentali da tenere a mente. In generale, prima ti chiedo, cosa che ho chiesto a tutti i miei ospiti, Nello, quali sono secondo te le regole principali, le due, tre, insomma, decidi tu, le regole d'oro per chi vuole fare trading in generale, poi ci buttiamo sulle opzioni. Ma sicuramente farei molta formazione, io ti posso riportare la mia esperienza, ho conosciuto le opzioni ormai circa 20 anni fa, anche quelle americane, e all'inizio, i primi 2 o 3 anni, ho fatto praticamente solo formazione, ho letto un sacco di libri, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, andavo agli eventi anche gratuiti per capire se queste opzioni potessero piacermi. Mi sono piaciute sempre di più e poi ho cominciato a fare anche formazione di alto livello con formatori italiani e non, e Sì. alla fine poi sono diventato autonomo. Se posso, io ho impiegato circa 5-6 anni, poi nel frattempo facevo anche altro in realtà, 5-6 anni per cominciare ad essere seriamente profittevole e a usare parametri oggettivamente replicabili. Ok, ma tu non hai iniziato dalle opzioni però, Nello. No, 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 no. Io ho Ok. iniziato negli anni 90 sul mercato italiano e praticamente perdevo e basta, poi mi ero illuso come un po' tutti nella bolla dei dot-com nel Sì. 2000 con Yahoo, con Tiscali, e poi dopo, come tutti, praticamente abbiamo perso quello che avevamo guadagnato inizialmente, e allora dopo qualche anno di sconforto ho provato a studiare strumenti alternativi e ho trovato nelle opzioni americane, o stile American Style, la migliore versione di me stesso in finanza. Insomma, ti sei trovato, beh, questo è carino, no? Hai trovato la versione migliore di te stesso in finanza, che sono appunto le opzioni, non solo le opzioni, ma le opzioni americane. Allora, parliamo proprio di fare trading con le opzioni, ancora uno spazio formativo che poi lo è tutto il blocco, ma insomma, prima di concentrarci su quelle che sono le strategie più operative, io invito i nostri amici a scriverci al numero di WhatsApp. Che cosa significa fare trading con le opzioni? Fare trading con opzioni significa ragionare in termini da stratega, cioè l'opzione prevede un tempo mediamente lungo perché possa portare benefici interessanti, e quindi fare click è semplice, però rispetto ad altre operatività è molto più lungo il ragionamento che sta ante il click che successivamente. Cioè io non faccio operazioni intraday, faccio operazioni, come sai, la più breve è 1 mese. E quindi c'è tutto un ragionamento matematico-statistico senza prescindere dal focus che deve avere un opzionista, che è quello della volatilità. Poi le opzioni sono straordinarie perché sono strumento sia speculativo sia di protezione, con le opzioni stesse si possono aprire decine e decine di strategie autoalimentanti, autoprotettive. Quindi, secondo me, dovrebbe essere interessante mettere nella cassetta degli attrezzi anche le opzioni americane per chi volesse fare investimenti Sì, finanziari. d'accordo, intanto cominciano ad arrivare anche messaggi per te, però ci arriviamo tra poco, quindi insomma hai compreso che le opzioni, e poi quelle americane perché ti davano maggiori spunti, ti piacciono di più, insomma l'America ti affascina di più, hai capito che faceva per te anche proprio a livello di, questo l'abbiamo detto altre volte, ma insomma ribadiamolo visto che siamo nella settimana del trading, ti aiutava, era più fatto su misura per te questo mondo per il tempo, no? che potevi dedicare, ecco. Partiamo da qui, Sì, Nello. perché tanti, tanti mi dicono vorrei imparare, no? Sì. Vengono nei miei corsi, hanno sempre questo, perché c'è chi vuole cambiare mestiere, ma chi invece adora il proprio mestiere. E io dico ad entrambi che ti piaccia o no il mestiere che stai facendo, la professione con quale porti a casa lo stipendio, le opzioni americane sono da imparare perché ti portano via veramente così poco tempo. E tra l'altro è intelligente mettere in macchina le operazioni la sera intorno alle ore nostre 21, che non ti va a inficiare
fare l'attività quotidiana, che ti piace o meno, no? E quindi può essere sicuramente un'alternativa parallela per crearsi una sorta di rendita anche passiva a tempo zero. Cioè, a tempo zero, io sono un paio di settimane che non faccio strategie se non quelle che comunico qua in televisione, e sto aspettando che maturino quelle che ho messo, che ho attivato un mese fa, un mese e mezzo fa, sei mesi fa. Certo. Ecco, quindi se dovessi chiederti per punti quello che leggiamo in sovrimpressione, fare trading con le opzioni, da dove cominciare, cosa diresti? Direi di cominciare a studiare vari libri, che ce ne sono di validi, per esempio quello di Fontanils, quello di Taleb, quello del mio amico Luca Stellato, il mio stesso che ho scritto apposta per i neofiti. E quindi, prima di spendere tanti soldi sui corsi, che sicuramente vale la pena spenderli qualora si volesse iniziare un'attività del genere, cominciare a farsi un'infarinatura con i libri, anche perché veramente è fondamentale studiare prima i libri in modo tale che si parte poi col corso sapendo che, ad esempio, la volatilità è fondamentale. E io vedo, mi meraviglio, sì, come quotidianamente c'è gente che fa opzioni senza considerare la volatilità, ma non è possibile. No, è il vostro il vostro must, certo, proprio in assoluto, è il vostro faro, giusto, la volatilità, certo, degli opzionisti, no? Quando utilizzo lo screen io parto dalla volatilità e lei che mi indica la direzione. Poi le varie strategie possono essere più o meno efficaci in quel momento storico, ma tutto parte, il titolo viene dopo la volatilità, la scadenza, lo strike, sono tutti elementi che seguono ciò che indica la volatilità. Certo, quindi volatilità in primo piano, poi naturalmente anche tutto quello che di solito si considera quando si opera sui mercati, mercati, insomma, però anche la notizia, non so, Nello, ti chiedo, no? Va a influire, però dipende da che notizia è, quanto va a influire poi sulla riuscita della strategia che si decide di mettere in atto. Sì, io per esempio insegno ad essere dentro a tante situazioni con l'acquisto di call acquistate in maniera intelligente, e tante volte ci si trova, ad esempio a me è successo 7-8 volte dall'inizio dell'anno in alcuni short squeeze come GME, come AMC, come la Marin, ma quando attivi le opposizioni non sai neanche che poi cosa potrà succedere da lì a 4, 5 o 6 mesi, ma è stata la volatilità a indicarmi la strategia da attivare. Sì, d'accordo. Allora, a proposito di volatilità, io ti faccio questa domanda che è già arrivata, poi andiamo a vedere le strategie della settimana scorsa, le commentiamo, andiamo a vedere come sono andate e poi ripartiamo da quelle della settimana, appunto, incluse nella Trading Week. Allora, volevo chiedere a Sgambato se in questo momento farebbe acquisti di call sul VIX, cioè in questo periodo come ti rapporti da questo punto di vista? Sì, ritolgo la condivisione un attimo. Ecco qua. Sì. Allora, sì, il VIX proprio in questi ultimi giorni sta risalendo un pochino dai minimi molto interessanti per una fase di acquisto. E ancora interessante acquistare sicuramente call sul VIX. La call, la buy call, la semplice buy call, soprattutto come faccio io che le compro a lunga scadenza, costicchia abbastanza e quindi consiglio di aprire dei vertical a debito, quindi comprare, ad esempio, mi ero preso l'appunto, la call a 17 con la venduta a 18 e su base mensile con scadenze di agosto si possono anche avere ritorni percentuali del 100% addirittura. Quindi 100% addirittura? Sì. È così, non avviene sempre, possiamo per essere un pochino più così, lavorare più in protezione, possiamo aprire degli vertical un pochino più in e quindi aprire una 14 vendendo una 15, però questa è la fase ideale a mio avviso per acquistare call sul VIX, perché io sento nell'aria che sia fisiologico un ritracciamento dello Standard & Poor's e sui massimi assoluti. Dovesse esserci un ritracciamento più o meno importante dello Standard & Poor's piuttosto che del Nasdaq, la VIX farà dei balzi da gigante. Se ci si trova dentro con le call piuttosto che con i vertical call out of the money, si possono avere dei ritorni straordinari. Ok, chiarissimo, Nello. Allora facciamo così, condividiamo pure il tuo grafico, il tuo schermo, per andare a vedere quali sono le strategie che ci avevi portato la settimana scorsa. Ovviamente poi l'obiettivo è sempre quello di verificarle e di capire come sono andate a distanza di qualche giorno. Allora, Nello, cosa ci avevi portato?
Allora, io sì, nell'ultimo mese ho comunicato praticamente sostanzialmente quasi tutti i vertica con le putte, perché vado a trovare in questo periodo storico, a me non sono interessato tanto all'acquisto sugli indici perché li ritengo troppo sopravvalutati, a mio avviso, e quindi vado a cercarmi nel ricco portafoglio americano quei titoli che ancora offrono volatilità alta. E mi sta dando ragione perché tutti i titoli staduti che ho Non comunicato stiamo vedendo il anche tuo schermo però, Nello, non ah. hai condiviso, adesso lo attiviamo. Faccio subito, Sì, ok. così vediamo quali sono i titoli di cui parli. Ecco, sta arrivando. Ecco fatto, dovreste Ok, averlo. Perfetto. sì. Ecco, praticamente sostanzialmente tutto l'ultimo mese ho aperto strategie di vendita di put dove andavo a selezionare i titoli con volatilità molto alta. E questa logica mi sta dando ragione. Tutto il mese di giugno e questo di luglio vede queste strategie tutte assolutamente in guadagno con dei ROI anche molto, molto interessanti. E quindi Ok, sì. la settimana scorsa avevo comunicato ad esempio CVM e VPG che sono assolutamente enormemente in guadagno, titoli come Atos o come Wish sono saliti parecchio, quindi ci danno la possibilità di chiudere le strategie prima di fatto, no? E quindi andare a liberare liquidità una settimana prima o due della sua naturale scadenza. Ok, sì. E vuoi che parli già di questa settimana? Allora, direi di sì, infatti ti stavo dicendo, andiamo a vedere quelle di questa settimana e poi ci sono delle indicazioni che arrivano appunto attraverso i nostri messaggi, il nostro numero WhatsApp, i nostri messaggi e vediamo dove ci stanno portando i telespettatori. Per prova vediamo le Sì, allora anche per questa settimana ho individuato dei vertical credible put dove sostanzialmente ritengo che questi titoli abbiano una volatilità molto alta e quindi in questi casi vado a vendere option, quali e dei put nello specifico e in base anche a altri parametri, ma la volatilità vedi la nomino sempre perché è la madre di tutte le decisioni, no? Di tutte le... E Sì. quindi vado a vendere delle putte, mi copro immediatamente sotto con altre put, i titoli sono NEGG, NEG, e con scadenza agosto, ecco da questa settimana mi sposto sulla scadenza di agosto perché quella di luglio la ritengo troppo, troppo vicina a quella del 16 luglio, però per molte strategie sarebbe interessante anche quella del 16, comunque al fine didattico per far dimostrare anche a chi ci segue che è molto 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 probabile che le strategie vengano chiuse in guadagno, ho voluto comunicare altre strategie che nel software mi dice che andranno in guadagno al 97-98%, al 97-98% delle probabilità. Quindi abbiamo NEGG, Vertical Credible Put, vendo una 25, mi copro con una 22,5, scadenza 20 agosto, ho 100 dollari ogni 150 investiti e rappresentano anche il massimo, la massima perdita per un ritorno, se dovessimo avere ragione, del 73%. Per chi non conosce le opzioni, questi rendimenti possono sembrare strabilianti, ma sono veramente all'ordine del giorno. Certo, ecco, quindi insomma un'altra cosa da sapere è questa, no? Che sembrano cose eccezionali, invece sono abbastanza frequenti. Sì, poi adesso mi invitate ormai da tanto tempo in TV, possono andare a vedere tutti i video e io dico ante cosa può succedere, la stragrande maggioranza dei casi sono strategie che sono state chiuse in guadagno, poi c'è sempre quella che invece, come dire, ci tradisce, no? Però anche su quella possiamo poi aggiustare la posizione facendo, in gergo si chiama la rollata, e quindi allontanarsi con la scadenza, abbassarsi con gli strike e quindi davvero con le opzioni non siamo mai in balia del mercato, ma proprio mai, addirittura nel marzo dell'anno scorso il Covid ci ha trovati tutti impreparati, i venditori di put, eccetera, però abbiamo avuto la possibilità di recuperare le posizioni. Se avessimo avuto i titoli, magari avremmo impiegato molto più tempo per recuperare appunto il Sì. Ok, denaro che stavamo perdendo. Poi sì, ci vai. sono altri due titoli, c'è il TSP, scadenza sempre il 20 agosto, abbiamo 110 dollari contro un investimento, un rischio massimo di 390 dollari con un ritorno del 28%. E qui andiamo a vendere una 40 put e ci copriamo immediatamente sotto con la 35. Ok. E per ultimo HT, anche questo, qua invece vado a vendere una put.
No, ecco, devo correggere qui, vendo sì. praticamente soltanto una put, perché? Perché in caso di assegnazione, cioè se il titolo dovesse scendere così tanto da doverci necessariamente acquistare poi il titolo, potrebbe essere interessante per chi dovesse approcciarsi per le prime volte le option, perché con $200 circa avrebbe 100 azioni in portafoglio su cui poi potrebbe aprire altre strategie, cioè non è poi così rischiosa l'assegnazione di questo titolo. Quindi se avremo ragione al 20 di agosto incasseremo, saranno nostre $53 a fronte di 197 di rischio, per un ritorno del 26%. Ok, d'accordo. Allora Anello, guarda, c'è un'altra domanda sul VIX, io ti faccio questa poi vado con le altre così rispondiamo ai nostri amici. Giuseppe ci scrive: investire sul VIX, come la vedi? Ecco qui ancora che torna al discorso di prima. Eh sì, un po' quello che ho detto prima. Esatto. Per chi volesse, per chi ci crede, io penso sia interessante a comprare delle call più che i vertical, perché se veramente ci dovesse essere un ritracciamento importante con una call media lunga scadenza, ci sono guadagni veramente straordinari, a due o anche a tre cifre. E la call è così. Allora, la call si acquista lunga con la volatilità bassa. Se devo comprarla sul VIX, come chiede questo telespettatore, questo è un momento ottimo. Per cui mm-hmm. Ecco. Poi il VIX invece resta piatto per un anno intero, ok, si perderà, io non credo, si perderà il premio della call. Sì, e quindi sì, comunque sì. Adesso se la call costa $600 e da qui a un anno il VIX dovesse restare piatto, io in un anno già so adesso che posso perdere al massimo $600. Quindi sono strategie che mi danno prima la possibilità di sapere quanto posso perdere al massimo e soprattutto quando parliamo di buy call, una potenzialità illimitata. Cioè in finanza sì. non, la finanza non è matematica, 2 più 2 non fa 4, 2 più 2 non si sa cosa possa fare, ed è questa la bellezza, la magia, l'intrigo che dà la finanza, mm-hmm. che 2 più 2 potrebbe fare 100. Sì, no? Sì. Infatti erroneamente si associa proprio la finanza alla matematica, è un'altra no. cosa, appunto, anche perché poi la matematica è certa, perché siamo certi che 2 più 2 faccia 4, mentre invece in realtà oggi appunto in finanza in base a quello che succede può fare 4, domani però può fare 10 e dopodomani può fare 100.000, insomma, quindi sì, ma sono termini diversi, hanno logiche oggettive diverse. Esatto, cioè esatto. Se fosse matematica e tutti sapessimo che quel titolo va a quei livelli, si perderebbe proprio la logica stessa delle compravendite. Cioè il mercato lo fa la divergenza di opinioni. Se ci fosse matematica non ci sarebbe, non esisterebbe questa divergenza. Quindi certo. A mio avviso chi paragona la matematica alla finanza sbaglia completamente, proprio in maniera radicale. Certo, questo è un ottimo spunto che hai dato Nello, che sembra scontato ma appunto non lo è. Altra domanda per te: vorrei vendere, dice questo amico, le put sull'indice Nasdaq, ma sono indecisa, anzi è un'amica a questo punto, sulla scadenza. Ecco, io qua sarei indeciso anche se aprire delle vendite sul Nasdaq, chiede il Nasdaq, no? Perché sì. Anche con il Nasdaq l'indice QQQ è sui massimi di tutti i tempi, quindi abbiamo una volatilità bassa e un potenziale importante, pericoloso, eventuale storno, quindi ritracciamento. Se ci fosse un ritracciamento le nostre put non ci vedrebbero, sarebbero veramente pericolose, perché per incassare un po' di premio con la volatilità bassa devo vendere le option molto at the money, e ciò vuol dire che devo vendere a un prezzo di mercato attuale. Se tra 15 giorni, un mese e mezzo dovesse ritracciare quelle put per incassare 4 lire, il rischio parecchio. Quindi proprio se voglio aprire queste put, sicuramente a maggior ragione aprirò i vertical credit. Ok, ok. Altro messaggio: vorrei tenere un titolo in portafoglio, non voglio però comprare le azioni senza prima provare a vendere put. È meglio aprirle sell put o vertical credit con le put? Ecco, intanto questa è una cosa interessantissima, anche perché non fa opzioni, non sa che si possono acquistare. Infatti azioni. Stavo dicendo, partiamo dalla base, perché ovviamente questa è una domanda un po' più specifica, sintomo del fatto che chi la scrive conosce insomma il mondo delle opzioni. Chi non conosce il mondo delle opzioni crede che per investire in borsa sia necessario, e l'unico sistema è quello di acquistare i titoli. Non è così.
Con la strategia di cui parla questo telespettatore, c'è la possibilità di, prima di comprare i titoli per averli in portafoglio, sicuramente avrà le sue ragioni per tenerli in portafoglio, per i dividendi, eccetera. Io consiglio sempre di vendere la put, magari at the money oppure out of the money. Perché? Perché se il titolo dovesse salire, io mi tengo l'incasso delle put e continuo a vendere put su base settimanale o mensile, tanto se poi scende mi vengo assegnato è quello che voglio, ma intanto incasso put, incasso put, incasso put. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui dovessi essere assegnato e mi ritroverò a 100 azioni in portafoglio, avrò raggiunto il mio obiettivo, ok? Però nel frattempo ho incassato tutte le put, non so, è un po' come volere comprare una casa tra un anno e dire al proprietario: guarda, facciamo l'atto notarile tra un anno, però intanto l'affitto lo tengo io. Quindi mi prendo gli affitti, io mi arrogo questa capacità di trovare le similitudini barra uguaglianze tra le case e le opzioni, no? Quindi quell'opzione è proprio questo l'esempio. Io compro la casa tra un anno da te, però intanto l'affitto me lo tengo io. Sì. Poi tra un anno diventerà mia e poi continuerò a prendere l'affitto come proprietario. Ecco, la vendita di put prima del rogito, dell'acquisto dei titoli e la vendita di call dopo è esattamente come avere un appartamento e affittarlo, esattamente, da non confondere con il dividendo, eh. Sì, d'accordissimo. Allora, Nello, facciamo rivedere le strategie di oggi in chiusura prima di salutarti? Certo, eccoci qua. Così diamo un altro input, poi naturalmente ci torniamo la settimana prossima. Intanto, se avete voglia di chiedere ancora qualcosa, abbiamo ancora qualche istante. Intanto però andiamo a vederle insieme le strategie. Ecco, quindi per questa settimana ho deciso ancora di vendere credit, vendere put, vendere volatilità con il vertical, con le put. Quindi abbiamo il titolo NEGG, TSP e AHT. I primi due con i vertical, con scadenza a fine al 20 agosto, e quindi avremo il theta e l'eventuale sgonfiamento della volatilità tutto a nostro favore. E l'ultimo titolo invece AHT, mi sento di vendere una put in modo tale che se non mi va bene, cioè se il titolo dovesse restare sopra il proprio break even che è 1,97, passerò illesa la scadenza incassando 53 dollari a fronte di 197 di rischio massimo, altrimenti avrò 100 azioni in portafoglio. E quindi poi Ok. su quello si possono attivare altre strategie. Sono molto modulari le option. Poi è intelligente far interagire sia le option con le azioni. Lì si possono veramente fare cose interessanti. Ecco, tipo, dacci uno spunto su questo, poi magari ci torniamo in modo più specifico in un'altra puntata. Ecco, per chi non dovesse conoscere le opzioni, ma detiene in portafoglio titoli azionari di Wall Street, è intelligentissimo vendere sui 100 titoli o la call, e quindi io se il titolo dovesse lateralizzare porto a casa incassi delle call. È un'enfatizzazione come dire, del portafoglio. Perché tenere soltanto il titolo e sperando che vada su? Se non dovesse salire, vendo call su base settimanale o mensile. E comunque, se non si dovesse operare questa strategia, è secondo me importantissimo e fondamentale, soprattutto se si hanno importi importanti investiti sugli stocks, comprare delle put. Negli Stati Uniti ogni call, ogni put controlla 100 stocks, quindi se hanno ogni 100 stocks di un titolo acquistato che si vuole tenere in portafoglio, è necessario, a mio avviso obbligatorio, acquistare una put, perché in caso di ritracciamento importante del titolo stesso, dove magari in una sola giornata il titolo può perdere il 20, il 30 o il 50%, avremo contemporaneamente l'aumento di valore della put a protezione che andrà a compensare in gran parte la perdita subita sul titolo. È un'assicurazione sostanzialmente su titoli azionari. Ottimo, grazie Nello, tanti spunti in più in questa puntata, come insomma speravo, visto che l'abbiamo inserita all'interno della Trading Week, anche formativa, al di là dell'operatività di quelle che possono essere le strategie, anche perché insomma come tu insegni, ma questo vale un po' per tutto, non certo solo per le opzioni, non certo solo per il trading, prima di operare c'è bisogno di tanta teoria, insomma, prima della pratica bisogna fare studio, 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 ancora di più per le opzioni, immagino Nello. Sì, è vero, bisogna studiare tanto, perlomeno per evitare degli errori da dilettante e per cercare di enfatizzare delle cose belle che possono proporre, può darci le option. Ma poi la pratica ha una sua consistenza, una sua importanza elevata, perché ci sono persone che per un anno lavorano in paper e Sì. guadagnano, poi quando passano in reale
l'aspetto emotivo non l'hanno ancora allenato e cominciano a subire perdite. Sono certo, entrambe le certo. cose. La teoria, ma poi si comincia veramente ad imparare quando si mette davvero il denaro reale in gioco. Va bene, grazie Nello Sgambato, come sempre, per la collaborazione. Buona giornata, a presto. A te e a tutti i telespettatori.